Salve a tutti, questa sera farò un breve excursus relativo al whistleblowing. Questo perché il 2022 è iniziato con l'inadempienza del recepimento della direttiva europea 1937 del 2019 a tutela del whistleblowing, cioè di colui che segnala illeciti nel proprio ambiente di lavoro. Il presidente di ANAC Busia, in un comunicato stampa del 1 gennaio, ha sottolineato come i whistleblower svolgono un ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti che possono minacciare l'interesse pubblico. Per cui si tutela questa figura proprio perché ha permesso la protezione di interessi comuni fondamentali e il recupero di ingenti risorse pubbliche. In Italia la delega per recepire la direttiva è scaduta lo scorso agosto, l'ANAC ha già predisposto un testo, ma ancora non è stato avviato nessun iter di recepimento. Quindi l'invito di ANAC è quello di inserire direttamente il decreto delegato in uno dei prossimi provvedimenti di governo per evitare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Il fulcro della direttiva è quello di proteggere i whistleblower da comportamenti ritorsivi, perché spesso sono loro le prime vittime delle rivelazioni, costrette ad affrontare minacce, ritorsioni sul posto di lavoro, isolamento, stress psicologico. Cosa si intende con whistleblower? Il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'articolo 54 bis del testo unico sul pubblico impiego, come modificato dalla legge Madia. Vi è una modalità specifica predisposta anche sul sito dell'ANAC online per segnalare illeciti e vi invito a approfondire la tematica anche sul video che vi allego nelle slide del dottor Chiarelli relativo al regolamento ANAC sul whistleblowing. La direttiva Unione Europea 1937 del 2019 prevede un rafforzamento dell'istituto. Prevede innanzitutto che qualsiasi azienda sia obbligata a dotarsi di un sistema di segnalazione interno, nuove modalità di tutela per i dati sensibili, include nella definizione di whistleblower anche soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, come i membri dei consigli direttivi, gli ex dipendenti, i candidati a posizioni lavorative, fornisce protezione anche a coloro che assistono i whistleblower e considera rilevanti le motivazioni che hanno spinto a segnalare ai fini della garanzia della tutela. Si permette di segnalare anche utilizzando i media, si vieta ogni tipo di ritorsione e si prevedono ampie sanzioni per coloro che ostacolano il diritto di segnalare. Si richiedono agli Stati membri di garantire l'accesso a un servizio gratuito all'interno del settore pubblico e si prevede la possibilità di fornire assistenza legale e finanziaria, nonché l'obbligo di prendere in carico le segnalazioni in un tempo ragionevole. Concludo con una frase di Sandro Pertini: la corruzione è nemica della Repubblica. I corrotti devono essere colpiti senza nessun attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà per ragioni di amicizia di partito significa diventare complici di questi corrotti. Con questa frase, io appunto concludo e vi invito come sempre ad un'ampia riflessione, augurandovi buon proseguimento di serata.